La solidarietà come esperienza d'accoglienza è il filo conduttore della mostra Il Rinascimento dei Bambini, approdata in regione grazie al CSV Abruzzo, il centro di servizio per il volontariato. Visitabile fino al 10 maggio nell'androne del Palazzo della Provincia a Chieti, la mostra racconta la storia secolare e ancora attiva dell'accoglienza da parte dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, che fin dal 400 ha accolto 500.000 bambini. Oggi l'Istituto degli Innocenti ospita un ufficio di ricerca dell'UNICEF, case famiglie e servizi educativi e gestisce il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia. Questo progetto è la ripartenza sostanzialmente di un progetto con le scuole e riguarda l'esperienza del volontariato tra i giovani, quindi sono associazioni, scuole e ragazzi che lavorano assieme affinché possano fare esperienza del mondo del volontariato e quindi avere la possibilità di conoscere questo mondo della gratuità. Una mostra articolata in tre sezioni composte da 34 pannelli. La prima racconta la genesi dell'istituto, la seconda si concentra sulla vita dell'ospedale, la terza, attraverso le pregiate opere d'arte commissionate da istituzioni e donate dai tanti benefattori nel corso dei secoli all'istituto, approfondisce lo stretto legame tra bellezza e carità. Chieti ha una lunga tradizione nell'accoglienza dei minori. Addirittura la nostra prima esperienza risale con i Cappuccini prima dell'Unità d'Italia e si contano circa 7 realtà che si sono adoperate perché questo tipo di esperienza trovasse anche risposte all'interno della nostra città. Quindi ci sembra molto importante che da Firenze siamo riusciti a portare questa mostra qui a Chieti. Speriamo che questa mostra serve a far riflettere non solo su quella che è stata la storia che in qualche modo abbiamo vissuto, ma ci faccia riflettere sulla storia che viviamo oggi e che dovremo vivere domani. La solidarietà non va mai in pensione.